Salve a tutti e ben ritrovati. In questa puntata parleremo di cadute dall'alto e di come prevenirle. E noi siamo proprio sulla struttura didattica dell'Istituto Edile, in cui i lavoratori edili si esercitano a usare le imbragature di sicurezza andando su e giù da questo che, come vedete, è una simulazione di un tetto, della falda di un tetto. Prima di partire vi facciamo vedere tre interviste a giovani lavoratori edili e poi alcuni filmati che vengono da tutto il mondo, perché l'anno scorso c'è stato in Corea un concorso mondiale di filmati e di spot sulla sicurezza sul lavoro. Ve ne facciamo vedere alcuni che abbiamo tradotto per voi. Un rischio che c'è in cantiere, per quanto riguarda, nella mia opinione, è lavorare sul tetto, anche avendo protezioni, perché comunque si è molto in alto e soprattutto quando fa caldo, tipo meno un giramento di testa o qualcos'altro. La maggior parte da infortunio sul lavoro è per questo lavoro in fretta. Tutto chiedo, lavoriamo in fretta, tutto deve finisce in un breve tempo, e per questo si dimentica da mettere tutte le imbracciature, tutte, solo per lavorare in fretta. Secondo me anche un problema degli infortuni sul lavoro possono essere le cadute dall'alto, ma anche al di sotto di 2 metri. A volte può capitare su un ponteggio, su un traballo, per distrazione, per stanchezza, per qualunque motivo, che uno si sposta, si muove non avendo protezioni, un parapetto. Due minuti fa ero vivo. Lavoravo in alto. Non mi sono accorto del buco. Sono caduto giù per 2 piani. Se avessero montato le protezioni attorno all'apertura, ora sarei ancora al lavoro, vivo. Era una mattina qualunque, avevamo parlato, scherzato. L'ultima cosa che gli ho detto prima che salisse sulla scala è stato proprio di fare attenzione al buco. Lo sapeva che lì c'era quel buco. Cosa avrei potuto fare in più? Tenerlo per mano, accompagnarlo? Scherzavamo e portavamo avanti il lavoro contemporaneamente. Era un buon lavoratore. Non so come riuscirò a dirlo ai suoi genitori. È necessario coprire sempre le aperture per le scale, oppure montare delle protezioni. Le aperture lasciate nei solai o nei muri prospicienti il vuoto devono essere protette. Le aperture nei solai devono anche essere circondate da un normale parapetto e da una tavola fermapiedi. In alternativa, possono essere coperte con un tavolato fissato solidamente, con portata non inferiore a quella dei piani di calpestio dei ponteggi. Le aperture nei muri devono essere protette con un normale parapetto e da una tavola fermapiedi. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, il parapetto può essere costituito da una barriera mobile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Ogni parapetto deve essere costituito da materiale rigido resistente di almeno 1 metro di altezza. Le tavole fermapiedi devono essere alte non meno di 20 cm. Tra i diversi elementi orizzontali non deve esserci uno spazio maggiore di 60 cm. Le passerelle di transito devono avere una larghezza non minore di 60 cm quando siano destinate al passaggio soltanto di lavoratori e di 120 cm se destinate anche al trasporto di materiali o attrezzature. Devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiedi.
E dopo aver visto questi filmati stranieri sulla sicurezza, sentiamo il parere di alcuni esperti. L'uso dei dispositivi di protezione individuale anticaduta deve essere fatto in modo da stabilizzare l'uomo il più possibile ed evitare che raggiunga zone a rischio di caduta dall'alto. La scelta preferenziale deve essere fatta verso i dispositivi cosiddetti di posizionamento o di trattenuta, tipo questo esempio qua, dove all'uomo viene impedito di raggiungere zone da cui può precipitare. Quando questo non è possibile, si devono invece utilizzare i cosiddetti dispositivi anticaduta. Allora, il posizionamento funziona così. Noi dobbiamo avere un appoggio per i piedi, poi un punto di collegamento dove girare il cordino, dopodiché il cordino lo giriamo intorno, se è una barra orizzontale da sotto a sopra, se è una struttura verticale, un montante, un traliccio, un palo, da parte a parte, facendo attenzione che su un palo liscio potremmo poi scivolare, quindi dobbiamo avere sempre un blocco dove appoggiare i piedi, e poi il nostro corpo a contrasto ci determina una posizione comoda che ci permette di lasciare le mani e fare il nostro lavoro comodo. Questa protezione è solo mezza protezione, sia chiaro, perché se sono ancora a terra va bene, ma se sono in alto a rischio di caduta non posso stare solo con questo, devo avere anche una protezione contro la caduta. Sono un installatore di antenne, lavoro quasi al 90% sempre dai 20 metri in su dal terreno. E la cosa che consiglio di più per la sicurezza è il tanto di non dimenticarsi mai dove si sta lavorando, perché chi lavora quasi tutti i giorni sopra un tetto o sopra un palo, la prima cosa che fa è dimenticarsi di dove qual è il suo posto di lavoro. Non si tratta certo di lavorare e cadere per terra da un marciapiede. Anche l'elmetto, cosa che soprattutto quando è caldo uno gli dà fastidio di usare, però alla fine protegge da urti anche durante la lavorazione contro qualcosa come la carpenteria o qualcosa che può dare fastidio e prendere anche vicino l'occhio. Un piccolo consiglio, ad esempio sull'utilizzo degli elmetti, ci sono alcune lavorazioni, una di queste è sicuramente quella quando si utilizza l'imbragatura di sicurezza, è quella di abbinare all'elmetto un sottogola che permette all'elmetto di non cadere quando stiamo chinando oppure quando a seguito di una caduta dall'alto, a seguito della trattenuta per l'imbragatura di sicurezza rischiamo di andare a sbattere la testa contro degli elementi strutturali oppure un ponteggio se stiamo lavorando su un ponteggio. È chiaro che il
sottogola non deve essere autocostruito, perché deve avere una, deve essere fatto in modo tale che ha un superamento di una determinata trazione, lo stesso si rompa automaticamente. Vedete, questo è un esempio, è fatto semplicemente con del velcro, e questo è un altro esempio invece dove è attaccato a dei piccoli elementi di plastica. Voi capite che se rimane agganciato e viene strappato non crea dei problemi legati al rischio di soffocamento.